Allora, signori, siamo arrivati alla 14ª edizione di questo simposio su scienza, tradizione e dimensioni del sacro, che in qualche modo è sempre stato visto come una giornata complementare nei confronti del simposio che si è chiuso ieri, cioè quello sulle origini perdute della civiltà e gli antropologi storico archeologici. Perché? Perché evidentemente saperi perduti e dimenticati legati a eventi, situazioni o contesti che oggi emergono e naturalmente solo adesso se ne prende in qualche maniera coscienza in controtendenza rispetto a certe versioni accademiche ufficiali, non possono prescindere da un aspetto importante che è quello tradizionale, quello scientifico e anche in relazione al sacro, perché è in funzione del sacro che la civiltà umana si è sviluppata. Non dimentichiamo che se giustamente l'uomo si distingue da altre forme di vita, è proprio se non altro per il culto dei morti che sono legati evidentemente a una sensibilità verso, diciamo, la continuità dell'intelligenza umana oltre la vita. E quindi quest'anno abbiamo pensato di fare una cosa abbastanza particolare. Allora, a parte ovviamente l'apporto consueto del CIRPET, cioè del Comitato Interdisciplinare per le Ricerche dei Professori, che è tradizionale, quest'anno vede la luce il primo numero, dopo un numero zero che è uscito qualche mese fa, la rivista Rosa Mistica. Questa rivista è una rivista culturale, gratuita tra l'altro, che viene realizzata da chi? Viene realizzata dall'Ateneo Tradizionale Mediterraneo, che è una istituzione che fa capo al suo fondatore, che è il professor Luigi Brunetti di Firenze, il quale si prefigge giustamente di dare estrema attenzione a questo aspetto, diciamo, della tradizione, perché c'è poco da fare. Ci rendiamo tutti conto che c'è un filo rosso che nella storia lega in qualche modo, diciamo, potremmo dire a partire dall'Egitto faraonico fino ad oggi, chiaramente in chiave assolutamente elitaria, tutta una serie di conoscenze che sono state trasmesse via via e naturalmente erano conoscenze per pochi. Non è che questo voglia dire che tutto questo deve essere gelosamente settario, no, assolutamente, è che un tempo la cultura e la conoscenza non potevano che essere per pochi. Oggi è diverso, oggi effettivamente nella civiltà della comunicazione queste cose sono trasmissibili attraverso canali che prima erano impossibili. E noi assistiamo, e questo sociologicamente è di estremo interesse, a una spasmodica sete della gente, che in particolare delle nuove generazioni, verso appunto non solo il tradizionale, ma anche il sacro. Perché c'è da dire una cosa, non c'è bisogno di polemizzare minimamente su questo aspetto. Indubbiamente oggi, con la delusione generale che la gente ha avuto e sta tuttora avendo, diciamo, da parte della politica, la crisi sostanziale che le grandi religioni rivelate hanno rivelato, no, oggi, infatti consideriamo che l'avvento di un pontefice come Papa Francesco è visto come una inusitata situazione di assoluta novità, e questo la dice lunga. Allora, tutto questo è un sintomo che c'è effettivamente interesse da parte delle masse per qualche cosa di diverso rispetto a tutto quello che gli è stato finora dato in maniera molto, diciamo pure autoritaria, per la serie è così e basta. Quindi forme alternative di spiritualità, forme alternative di conoscenza che dall'esoterico possono diventare anche più esoterico, cioè più conosciuto e più noto a tutti, direi che sono conseguenziali. Ecco, Rosa Mistica ha un po' questo spirito, cioè andare a indagare e a formulare, come dire, approfondimenti in questi ambiti che non è che uno li trovi dietro l'angolo, come sono dissi. Io adesso vorrei che il professor Brunetti dicesse due parole e poi vediamo un attimo di cominciare questo incontro
che si terrà, diciamo, su vari aspetti, e ha come tematica la rosa. Può sembrare strano, dice, ma cosa c'entra? Ora, gentili signori e signore, cari amici, come tutti gli anni, insieme a Roberto, avevamo il problema di trovare un tema per questa giornata del 14° simposio. Di cosa parlare? Volevamo un argomento, un tema che potesse offrire a tutti i relatori la più grande libertà, che permettesse a ciascuno di loro di condurci su sentieri diversi. E allora ci venne in mente di usare come tema quello della rosa, il titolo della nostra stessa rivista. Non esiste forse oggetto, simbolo più evocativo della rosa. La rosa serve per indicare, sigillare, marcare le storie più diverse e apparentemente contrastanti. Si pensa alla rosa e viene in mente la candida rosa del 31° canto del Paradiso, la rosa costituita dalla milizia santa sorta e unita dal sangue di Cristo. E d'altra parte, quando si pensa alla rosa, la mente non può non volare alle pagine del più celebre romanzo del decadentismo italiano, Il piacere di D'Annunzio, che si apre proprio con una pagina sulla rosa. Ricordate quando Andrea Sperelli sale per Trinità dei Monti per raggiungere la sua alcova, il Palazzo dello Zucchero, e entra in questo appartamento e sente per la prima cosa, come sensazione, come emozione, l'odore, il profumo pregnante delle rose che si stanno sfacendo entro calici di cristallo. Rosa che è tutto, rosa che nel linguaggio alchemico ha significati fondamentali, totalizzanti, che indica in pratica la realizzazione dell'opera, rosa che si trova su pagine splendide e complesse di una letteratura mitologica e simbolica nei grandi romanzi cavallereschi e iniziatici al tempo stesso. Non è forse il calice della rosa un altro modo per chiamare il Graal? Ma la rosa è anche uno stemma, avendo questo enorme valore evocativo, è stato considerato un emblema nobilitante al massimo. E nel nome della rosa, in una delle più terribili faide familiari che diventò guerra, si scatenò in Inghilterra tra York e Lancaster, fra le due rose, fiori gemelli e identici, ma di opposti colori. E i Tudor riuscirono a sedare con la vittoria l'antica concione, unendo sul proprio stemma ambedue le rose. Dunque, rosa per mille percorsi, ed oggi parleremo un po' di tutto. Parleremo di utopie, parleremo di simboli, parleremo di antiche confraternite e parleremo di discipline arcane affascinanti e che hanno anche la capacità di svelare, di mostrare ciò che vi è sotto e sotto le nebbie dell'apparenza. Io mi auguro, auguro a me e auguro a tutti voi, che la giornata di oggi sia piacevole, aggiunga qualcosa alle nostre conoscenze e faccia in modo
che lasciando San Marino ognuno di noi si senta almeno un po' accresciuto. Grazie.